Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qua per il secondo episodio di Spore. Siamo diventati appunto alla fine dello scorso episodio una creatura, finalmente siamo entrati nella fase creatura. E qui ci dicono che abbiamo un fantastico. Perché non me lo fa raccogliere? Ah, perché ovvero il bastone non posso raccoglierlo, non ho le braccia, sono scemo. Dobbiamo nutrirci per la prima volta. Poi trovare una nuova una parte per evolvere. E chiaramente. Andiamo a vedere un pochino chi sono i nostri vicini da questa parte. Cosa siete? Brutini? Sì, ok. Ci dà qualche informazione sulla specie, a noi non interessa. Chiaramente questa specie, essendo la prima che incontriamo, ce la faremo subito, mica? Assolutamente. Venga qui, mio carissimo amico. Canto? Beh, io sono bravo nel canto, vedi, guarda qua. Cantiamo tutti allegramente assieme. Perfetto. Cos'è? Che succede? Ben fatto. Poi vanno i vincitori, che però vabbè. Grazie. Dobbiamo farci amici altri due di questi esseri di questa specie. Wow, canti. Oh, canta. Bravo. Perfetto, manca l'ultimo. Canta, canta. Yeah. Abbiamo dei nuovi amici. Ottimo. Qui invece che abbiamo? Abbiamo quest'altra specie. Vediamo un po' com'è che siamo messi. Siamo messi chiaramente sul socievole per il momento. Questa specie però la attaccherei. Diciamo che è tanto una specie molto scarsa. Voilà. Dovremmo riuscire a toglierla di mezzo abbastanza facilmente. Vai, nutriti. Attacchiamo lui. Attacca, attacca. C'è altro laggiù che canticchia. Non capisco proprio perché. Però a quanto pare a voi gli piace canticchiare. Poi nutriti. E attacchiamo l'ultimo. E così facendo, questa specie l'abbiamo annientata. Così ci teniamo chiaramente su. Oddio, che succede? Oddio, ci stiamo evolvendo. Cosa succede? Cosa succede? Oddio, il nostro cervelletto è cresciuto. Guardate com'è felice. È felicissimo per il fatto che il nostro cervello sia cresciuto. Il suo cervello si è cresciuto. Vediamo un po' chi è il prossimo villaggio qua vicino. Allora. Questi sembrano socievoli, quindi andiamoci a canticchiare vicino. Ehi amico, cantiamo tutti allegramente, vai. Canta, canta. Cantiamo anche con l'ultimo. Perfetto, questa specie così ce l'abbiamo amica. Andiamo a vedere. Cos'è sta roba? Sono delle conchiglie.
Le puoi prendere le conchiglie? Davvero? Proviamo ad accoppiarci. Voilà. Faccia l'uovo. Voilà. Dov'è? Ah, eccolo. Un po' buggato, sto uovo. Andiamo ad aggiungerci le braccia, così potremo raccogliere anche le conchiglie. Perfetto. Allora, togliamo questo tipo di zampe, andiamo a metterci delle zampe migliori. Tipo... Queste. Perfette. Abbiamo anche queste qui, però... No. Poi, mani. Beh, tanto magari prima mettiamoci le braccia. Ok, facciamolo un pochino più così. Le braccia gliele mettiamo un pochino più in alto. Gli gonfiamo un po' il petto. E lo riduciamo un po' qua. Come bocca, beh, direi chiaramente di cambiargliela. E di mettergli, beh, questa bocca. Questa bocca qui che è da canto 2, chiaramente. Un po' bruttina. Ma tanto brutto, amico. Poi come manine cosa abbiamo? Allora, vediamo un po' qua. Abbiamo sputo 2, quindi chiaramente... Togliamo questo e andiamo a mettere questo. Così almeno abbiamo sputo 2, abbiamo per colpo livello 2 mettiamo questi. Così le manine possiamo tranquillamente metterci delle mani per fare la posa. Tipo queste. Queste aumentano anche la salute, però. Però queste qui con posa 2 sono sicuramente utili. Invece questa boccuccia qui con morso 2, mettiamola lì, così a caso. Possiamo aggiungere nulla? No. Questo serve per la carica. Beh, mettiamo questa qui allora di spunzoni, scusa. Mettiamo questi spunzoni qui. Allora sulla coda qua. Perfetto. Va benissimo così. Che brutto, eh? Va bene. Vabbè, comunque non discriminiamo, ok? È fatto così. Va bene così. Oh, l'ovetto, eccolo. Che carino. Scusate per lo sbadiglio. Saltiamo la parte in cui dobbiamo fare. Adesso puoi andarmi a pigliare il bastone. Puoi pigliare il bastone e puoi anche raccogliere le conchiglie. Che ci fai con la conchiglia? Se ne vai in giro con la roba. Che ridere. Ah, non ci siamo fatto l'amico nel gruppo, vabbè. Non
Niente. Lo faremo poi più avanti. Questa specie sembra... Aia. Aia. Moriamo. Ma perché mi ha attaccato sto brutto deficiente? Che non era neanche del nido lì. Era un altro idiota così a caso che è venuto ad attaccarmi. Porca miseria. Limite se mi devo arrabbiare. Che fanno, mo? Emigrano. Facciamoci un amico. Nel gruppo. Perfetto. Sì, d'accordo, d'accordo. Abbiamo un amico nel gruppo. Allora, vediamo un pochino com'è che siamo messi. Siamo sempre molto socievoli, quindi mi sa che questo... Va attaccato. Perché il colpo non funziona? Voilà, tac. Boh, non capisco perché il colpo non funzioni. Strano. Vabbè, nutriamoci. Questi sono arrabbiati. Vedete, c'è un tizio che sta continuando. C'è questa specie che continua a dar fastidio. Oh, lascia in pace un po' la gente. Porca miseria. Finite. Si devono andare a infastidire tutti. Ehi, lei. Aspetti, venga qua. Lo so che lei purtroppo è molto impaurito, però... Ho dovuto attaccarla, perché siamo troppo amichevoli. Voi? Voi ci volete diventare amico invece? Ciao. Anche noi cantiamo, guarda come cantiamo bene. Voi siete tipo dei pinguini, che cavolo siete? Ciao. Perché siete... Perché c'è un altro tipo di... Ma non ho capito. È un po' confuso sto gioco. Ci sono praticamente delle specie in nidi di altre specie, tipo questi qua. Che ci fanno qua? Boh, per non sapere né leggere né scrivere, noi li attaccheremo. Lui è l'amico lì. Perfetto, voi siete sempre i nostri amici, mi fa molto piacere. Andiamo a raccogliere quel fossile che ci può dare sicuramente qualche nuova... Questi sono arrabbiati, perché? Vabbè, gli staremo alla larga, ho capito. Chi c'è qua dietro? Questi. Ah,
Sembrano essere abbastanza cattive, cioè arrabbiati, quindi noi. Voilà. Li accontentiamo, questi. Oddio, che succede? Ci stiamo evolvendo di già, di nuovo? Così veloci? E come salta felice. Capito. Nutriti un po' e poi attacchiamo gli altri. Tipo l'alfa. Voilà. Ora attacchiamo lui. Oh, perché non me lo vai ad attaccare? Dicevo. Oh, perché non lo attacchi? Che gioco strano. Un po' bagatuccio. Vai, nutriti. Vediamo un pochino che nuove cose ci dà. Delle braccia, delle mani, niente di così utilissimo. Torniamo a casa per rievolverci un'ulteriore volta. Questo è un altro pezzettino, c'è un altro fossile. Non passiamo di qua che ci sono quelli lì arrabbiati. Andiamo a casetta. Dov'è casa? Ma che cazzo? Mi è volato un uovo dal cielo. Ma che casa? Va bene. Facciamo il richiamo. Eccoti. Ciao. Sì. Ballate, ballate. Questa c'è addirittura morso 3, quindi via queste. E subentrano queste di bocche. Lei invece c'ha accanto 3, quindi tranquillamente via questa bocca. Benvenuta questa. Molto brutta. Che non ci sta bene per niente con la nostra testa, ma va bene. Tiriamo la testa un po' indietro e il collo un po' in avanti. Abbassiamo un po' la boccuccia e abbassiamo anche gli occhietti. Perfetto. Poi. Vabbè, come braccia cambia niente, qualsiasi abbiamo, va bene. Io abbiamo una mano con posa 3. Mi sembra chiaro che dobbiamo assolutamente utilizzarla. Poi abbiamo qui dei piedi ottimi, quindi chiaramente li dovremo andare a mettere. Anche se questi danno carica 2. Vabbè. Poi abbiamo sputo e colpo. Se noi andiamo a togliere questo, non abbiamo più colpo, però non abbiamo neanche più abbastanza cose per poterlo mettere. Allora, questa strana robo. Noi andiamo a fare così. Non so cosa siano queste cose. Sinceramente. Oh. Rotiamole così. Questo ci dà sicuramente colpo 3. Non abbiamo più. Ok, va bene, dai. Facciamo subito un po' di punticini e poi ci andiamo a rimettere lo sputo. Ah, ecco che ci arriva la parte del.
del trasloco, come si chiama lì, della migrazione. Ciao, ciao, saluta, saluta. Questo non è, vabbè, lasciamo, su. Lascia veloce, sì. Lei diventi nostro amico, così la portiamo in giro con noi. Riproviamo. Oh. E cosa fa? Ballo? Perfetto, siamo amicissimi. Bene, ragazzi, direi che il trasloco, diciamo, cioè la migrazione, la vediamo nel prossimo episodio. Per questo è tutto. E quindi a me non resta che dirvi, cioè augurarvi una buona giornata e dire ciao a tutti!